We Are The Net presenta. Risorse. Programmi, strumenti, servizi, letture, siti web che possono semplificare la tua vita digitale. In realtà questa sigla la devo un pochino cambiare, perché non è più soltanto la tua vita digitale, ma qui si sta anche parlando di come migliorare la propria vita reale con delle letture. Oggi ve ne presento una edita nel 2019 di Tiziano Terzani. E dici, ma come? Terzani è mancato nel 2004, se non ricordo male. Beh, questa è una cosa un po' particolare, perché Terzani, bontà sua, ma innanzitutto spiego per chi non lo conosce chi è Terzani. Tiziano Terzani è un autore mancato appunto nel 2004, mancato su questa terra, da questa terra, che ha fatto sempre, diciamo, corrispondente di guerra, soprattutto per giornali come Der Spiegel in primis, soprattutto, e poi anche il Corriere della Sera e Repubblica, e dove ha fatto corrispondente soprattutto in Asia, quindi in Oriente, passando dalla guerra in Vietnam, poi Cambogia, Laos, eccetera, Thailandia. È stato tantissimi anni in Cina, è stato anche espulso incredibilmente dalla Cina, perché no, persona non gradita, diciamo, in quel momento, e poi è andato a riparare, è stato inviato in Giappone, dove ha raccontato il mondo del Giappone, e poi è andato in India, e poi lì in India c'è stata un po' la sua trasformazione, cosa che c'era già nell'aria, nel suo modo di pensare, ma come diceva lui, semplicemente ha deciso di cambiare, prendere altre strade, e quindi rimanendo comunque un giornalista, poi a un certo punto si è voluto distaccare dal mondo, e ha scritto dei capolavori, secondo me, tra cui Un indovino mi disse, una storia di gli profetizzano, un indovino gli profetizza nel 93 non prendere un aereo, non volare, perché altrimenti avrebbe avuto un incidente. E lui, quindi nel 93 gira tutta l'Asia senza prendere mai aerei, e racconta e va a trovare un sacco di altri indovini che gli dicono le cose più disparate, eccetera. Questo diciamo, questo modo di vivere l'ha portato a scrivere tantissimo, l'ha portato a pensare alla vita. Poi ci sono altri libri fondamentali, secondo me. C'è In Asia, che è una raccolta di moltissimi suoi articoli, appunto nel periodo in cui è stato in Asia. E poi vabbè, capolavoro che è La fine è il mio inizio, scritto in realtà dal figlio, un'intervista padre figlio, un dialogo padre figlio, Folco Terzani, che praticamente è il, come dire, è il suo testamento, racconta di nuovo tutta la sua vita, da dei pareri sulla sua vita. Quella di cui vi parlo oggi è Un'idea di destino. Un'idea di destino che in realtà è una raccolta di scritti, ovviamente del 2019. Adesso non so se è la versione che ho qua davanti è del 2019, perché è una ristampa. Vediamo su Longanesi, perché mi sembra che sia di Longanesi, però non c'è la data. Comunque, insomma, non è un libro uscito ora. Vediamo su Amazon se mi dà delle informazioni in più. È del 2014, ok, ho detto
una cavolata, 2014, la versione che avevo visto io era la versione Pocket, è uscita l'8 maggio 2014, e praticamente è il suo diario, il Tiziano Terzani vero, e tra l'altro traspare una cosa bellissima, che era bravissimo scrittore, perché cioè, io adesso anch'io ho cominciato questa cosa di scrivermi un diario, no? Perché voglio ricordarmi poi delle cose che ho vissuto, eccetera, e secondo me un diario aiuta veramente tantissimo. Questo diario è scritto veramente, veramente bene. Possiamo, cioè sembrava quasi scritto apposta per un libro, molto probabilmente da questi fogli sarebbero poi nati gli altri libri, cioè un altro libro che devo ancora leggere, che è un altro giro di giostra, che lui ha scritto nei momenti finali, diciamo, della sua vita, perché purtroppo gli fu diagnosticato un cancro, mi pare allo stomaco, e quindi come ha vissuto in questo ultimo suo periodo di vita, dove l'ha vissuto soprattutto e dove l'ha scritto soprattutto in India, dal suo guru Vivek. Ne avevo già sentito parlare soprattutto in La fine è il mio inizio, di questo guru, ma non te lo immagini così, perché su questo libro viene fuori proprio il privato, e Terzani aveva delle componenti molto forti. Da una parte il forte, so che probabilmente non gli sarebbe piaciuto, ma il suo forte misticismo, no? Mistico inteso come trovare una propria spiritualità, no? Una propria via, una propria ragione delle cose, perché accadono delle cose, come la vita, come funziona la vita, no? Un grande esploratore. Dall'altra parte era fiorentino, quindi l'era pragmatico anche, no? C'è un passo che mi piace tanto, mi è piaciuto, sono scoppiato a ridere, quando praticamente il suo guru gli dice, a un certo punto lui, 11 settembre, si era ritirato dal mondo, succede l'11 settembre, torna in Europa, poi fa alcune conferenze per la pace, era molto antagonista di Oriana Fallaci, e non vi dico come la chiama nel libro, poi va a vedere nei luoghi di guerra, quindi in Afghanistan, passa del tempo in Afghanistan, comincia a scrivere lettere contro la guerra, bla bla bla, poi torna nel suo rifugio qui in India, sui monti, dove c'è il suo guru che gli dice: tu, il tuo ego è sempre più forte, abbiamo parlato che bisogna distruggere l'ego, no? Per trovare la sapienza, per trovare per potersi liberare da questa catena, un giro dal samsara, e lui risponde un poco meglio: a parte che sono cazzi miei, che non è una roba che lo dici al tuo guru. E forse lì, in quel momento, sapete, no, la frase famosa, quando incontri un Buddha, no, il tuo maestro, uccidilo, per dire diventa tu tuo maestro. E forse lui l'ha fatto in quel momento. In quel momento lì per me è stato bellissimo, ovviamente il suo guru era il suo guru, cioè Vivek era... lui racconta che tutte le mattine andavano lì e apriva il vaso di Pandora, parlavano di tutto, cioè per me sarebbe una cosa bellissima poter trovare qualcuno di cui parlare di tutto, e spero che il podcast diventi una cosa del genere, anche se so benissimo che nel podcast c'è dell'ego, è ovvio che ce ne sia. E questa cosa di Terzani, cioè poi è estate, io tutte le estate devo leggere un libro di Terzani, e il prossimo credo che sarà un altro giro di giostra, credo, non lo so, anzi adesso leggerò un libro, ascolterò un audiolibro
di Folco, quindi il figlio. Poi vi racconto, ma questa è un'altra storia. In queste pagine credo che se non ho capito male, state raccolte dai figli e dalla moglie Angela Staude, che ha scritto un libro recentissimo sulla sua vita con Tiziano Terzani, marito, più di 40 anni di matrimonio, una vita stranissima, perché poi la moglie stava principalmente a San Carlo, a Firenze, e lui invece stava fine della vita soprattutto in India, con sempre una base. Ogni tanto veniva a Orsigna, che è questo mondo, questo paesino vicino a Pistoia, se non ricordo male, sui monti, una casa che c'è tuttora, dove poi ha finito i suoi giorni terreni. Però veramente un'idea di destino ti fa capire queste due anime, l'anima fiorentina e l'anima mistica di Terzani, perché comunque era un giornalista che stava facendo della sua vita un reportage. Perché se tu guardi, tutti i libri raccontano più o meno sempre le stesse cose, ma da angolature diverse. Il viaggio, io ormai posso dire, dopo aver letto un po' di libri, posso dire più o meno quasi giornalmente cosa faceva Terzani, credo. Ma chiunque l'abbia letto, perché più o meno le storie erano quelle lì, le più importanti, ovviamente, senza esagerare. E quindi mi lascia un grande senso di gratitudine, perché la sua vita è un esempio di come potrebbe essere una vita di ricerca interiore. Ma ricordandosi che siamo anche sempre presenti nella materialità, cioè non possiamo dire no, qua non ci siamo, no? E facciamo parte del tutto. In un altro libro ha detto che a lui gli è venuta questa intuizione guardando un maggiolino. Lui è il maggiolino, un insettino. Erano praticamente la stessa cosa ed erano lì. E un po', a un certo punto si chiede anche, ci sono dei corvi che vivono vicino a un albero, vicino alla casa dove vive sull'Himalaya. Non so se siano i corvi il suo guru o il suo guru Vivek. Per me è tanta roba. Io non so se Terzani sia stato un illuminato, non me ne frega neanche niente alla fine della fiera se sia stato un illuminato o no. Ma è un portatore di esempio. Per me, i portatori di esempi sono sempre benvoluti, perché anche se fossero negativi, davvero, anche se fossero negativi, perché ti dà un esempio, quasi un approccio scientifico, passate il termine, capire queste cose. E poi sono sicuro che nella vita non c'è un bene, un male, un giusto o sbagliato, ma è l'esperienza. Noi siamo la generazione dell'esperienza, come veniamo definiti. È un po' la generazione un po' sfiga, devo dire un po' la verità, senza piangere troppo addosso, però diciamo che quelli dei nostri genitori, boom economico, eccetera, poche domande, eccetera, noi cominciamo a farci domande, speriamo di lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Ovviamente generalizzo perché è pieno di ragazzini imbecilli e di genitori imbecilli che hanno avuto a loro volta dei genitori imbecilli. E invece è pieno anche di genitori già della generazione dei miei genitori, che ne so, illuminati, che hanno avuto figli illuminati, avranno molto probabilmente dei figli illuminati o imbecilli, perché magari si spezza la catena in un altro modo, non lo so. Però capire questa cosa per me è assolutamente fondamentale. Molto bene. Io ve lo consiglio, un'idea di destino, si trova anche su Amazon, si trova, costa 18,90, 19 euro, insomma, le trovate anche usate a 5,31 euro, o in audiolibro, c'è anche su Audible, ve lo consiglio, letto veramente molto bene. Io lo consiglio perché è un diario, è veramente Terzani, che poi non è così differente dai libri. Però soprattutto nell'ultima parte, o anche nella parte in cui lui è imprigionato dai cinesi, quindi molto più giovane, viene imprigionato dai cinesi, eccetera, grazie a una lettera del Presidente della Repubblica Pertini,
l'intervento, Letta, non so più come era andata, però riesce anche a liberarsi. È molto bello. E tra l'altro vi consiglio di andare a cercare su YouTube perché è pieno di cose, citazioni di Terzani, altre cose varie. E secondo me ne vale veramente la pena. Credo di aver detto tutto. Quindi il diario personale di Tiziano Terzani. Ovviamente ci sono dei pezzi un po' discordanti, nel senso che è un diario, quindi parla di persone, che ne so, c'è il suo amico Leopold, a un certo punto diventa Poldi, e quindi devi fare un attimo attenzione, che Poldi è sempre Leopold, oppure Angela, viene chiamata, la moglie Angelina, ogni tanto viene chiamata Ems, non so bene perché, però è così, quindi è un diario, ci sono riferimenti, oppure sono andato a cena con Tizio, e chi è Tizio? Ma non è importante quello, ok? È il senso di tutto quanto, anche perché ricordiamoci, è un diario. We are the net. Siamo tutti connessi, è un progetto di Fabio Mattis. Questa è la versione podcast nata nel 2018. We Are The Net vuole creare, sfruttando anche il digital, reti di anime non perfettamente allineate con il sentire comune. I classici difetti di fabbrica. Anzi, meravigliosi difetti di fabbrica. We Are The Net è un podcast volutamente bohemian, ecologista, spirituale, stralunato, che vuole creare anche una nuova materialità partendo dal digitale. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcasting e su wearethenet.it. Cerca il canale Telegram We Are The Net per ricevere tutti i giorni informazioni su questo e altri progetti connessi.